Io mi chiamo Gian Piero Bellucci, sono nato il 21 luglio 1932 e lavoro da 1944. Io ho fatto forme in legno per i cappelli per tanti paesi del mondo, America, Argentina, poi Brasile, poi Francia, Germania, Svizzera, Austria. Tutte le forme, dai cowboy al cappello che portava Charles Chaplin, al cilindro, tutti i tipi. Lei immagina un cappello e io dico il cappello, con molta facilità ho fatto la forma. Beatrice lo portasse nell'istante che ha incontrato padre Dante, e di suoi versi son le conseguenze di quella certa paglia di Firenze. Il cappello di paglia di Firenze, oh quante mai reminiscenze, lo portava anche Fiammetta quando andava in tutta fretta. Le donne intrecciavano proprio la paglia manualmente. Col l'ago creavano un cappello, cioè la cloche, la testina e l'ala. Qui il cappello era l'industria principale, perché c'era tanti artigiani. E questa ditta è nata, fatta dal mio nonno Cesare, fine anni 800. Noi facevamo le forme in legno per i cappelli, che in tanti casi venivano fuse in alluminio per fare una maniera più veloce il cappello.
invece sul legno aveva una particolarità di essere un cappello più morbido, perché l'asciugatura sul legno avveniva più lentamente, mentre fatto sull'alluminio c'è una certa rigidità che non è un pregio del cappello, è un difetto. Ho un'idea per fare vedere la classica testa a palla. I miei arnesi sono arnesi che adoperano gli intagliatori, più qualcheduno particolare come queste mastrenghe che sono un po' fatte in casa. È una specie di pialletto. Certe forme per togliere il cappello hanno la necessità di essere in pezzi. Quando è formato il cappello, tolgono i pezzi da dentro, perché sarebbe impossibile togliere il cappello, cioè da qui farlo passare da qua, capito? La forma a legno per i cappelli è un arnese da lavoro, e come tutti gli arnesi, insomma, si deteriorano nel tempo. Per esempio, ora c'è stata una cliente che me ne ha fatti restaurare diversi. Le forme le ho fatte anche per Borsalino, per tanti anni, il cappellificio più importante del mondo, dove c'era magari 1000 persone. Oggi saranno 50. Per dire quanto questo tipo di lavoro è diminuito nel tempo. E come mai è diminuito? Perché il cappello viene portato meno di una volta. Che ora il cappello viene portato per moda, uno gli piace il cappello e lo indossa. Una volta un uomo non usciva senza cappello. Io non so se è vero, ma dice a fare le forme siamo rimasti. Io in Italia, uno a Parigi e uno a Londra. Se è vero non lo so, ma così mi è stato detto.